Un hub solidale dedicato alle associazioni che assistono le persone bisognose del territorio è il magazzino voluto dalla Fondazione Todisco Onlus, oltre 8.000 metri quadri destinati allo stoccaggio e alla distribuzione di beni di prima necessità non alimentari, abbigliamento, prodotti per l'igiene personale, per la pulizia della casa e pannolini. Ma è una cosa che sentivo da anni, finalmente siamo riusciti a organizzarla, a strutturarla e a organizzare questa inaugurazione oggi. Il progetto, la previsione è quella di rifornire tutte o quasi tutte le onlus del territorio pisano che necessitano di beni di prima necessità. Sono anni che sentivo veramente questo desiderio, l'essere cristiano, l'essere osservante. Non mi bastava più il piccolo gesto, dovevo fare qualcosa di più importante. Questo, lo sprone, arriva anche da ciò che è successo negli ultimi 2 anni. Situato a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme, nell'area dove una volta c'era Pisan Pack, ad oggi sono 53 le associazioni che hanno aderito all'iniziativa, che ha previsto un investimento iniziale di oltre 600.000 euro. Ecco, si parla spesso di funzione sociale dell'impresa. Questa volta ne raccontiamo un esempio. Il gruppo Todisco, un grande gruppo industriale che restituisce alla società una parte del valore che ha acquistato attraverso la creazione di questo hub solidale. Qui diverse associazioni di volontariato e ONG potranno confluire per aiutare chi è più in difficoltà. È utile, non solo utile, credo sia importante e uso un'altra parola, esemplare, cioè il fatto di mettere a disposizione delle strutture come queste che vengono inaugurate, a disposizione dei bisogni emergenti, che sono emersi e continueranno a emergere. La pandemia hanno contribuito a accentuare tante situazioni che già c'erano, perché non è da ora che c'è una situazione di fragilità e di difficoltà. È chiaro, la pandemia ha rotto ogni argine, si potrebbe dire. La Caritas sarà operativa nell'area grazie alla concessione in comodato d'uso gratuito di 2 magazzini che saranno utilizzati per la raccolta e la distribuzione di giocattoli e vestiti.